Cari amici, quale buona giornata questa per venire a fare un video. Siamo sul Monte Campo dei Fiori, quindi a Varese, sopra Varese, città di Varese, qua in Lombardia, Italia, e sopra il Campo dei Fiori abbiamo l'aeroporto Malpensa, quindi questa è la pianura con i nostri laghi, lago di Varese, Lago di Maggiore, Lago Comabbio, Monate, la piana con i laghi e abbiamo l'aeroporto Malpensa. In questi giorni, quindi in realtà marzo-aprile, l'inizio di marzo e l'inizio di aprile, oggi siamo al 9 di aprile 2019, Gennaro Gelmini naturalmente. E che succede? Ci sono stati avvistamenti UFO e per due volte, l'inizio di marzo e l'inizio di aprile 2019, hanno chiuso temporaneamente 20 minuti l'aeroporto Malpensa, che sta in quella zona lì. Alla fine, dopo i laghi, a sud dei laghi, quindi lo vedete alla vostra sinistra, verso la vostra sinistra, dove ci sono gli alberi. Gli alberi che devono ancora, stanno per sbocciare, perché poi qua siamo a 1000 metri d'altitudine, 1200 dove si arriva alla parte più alta del Monte Campo dei Fiori. Benissimo. L'aeroporto Malpensa in due occasioni chiuso al volo, 20 minuti, 20 minuti. Che succede? Dopo, come al solito, dicono: ah, ma devono essere dei droni. I droni sono tipo elicotteri con telecamere che la gente usa così, far volare, fare filmati così. Se non che, molto strano, perché proprio in questa piana, a parte che sono diversi gli aeroporti, c'è anche l'aeroporto sul lago di Varese, c'è l'aeroporto di Venegono più in là, insomma sono diversi aeroporti, quindi perché questa zona storicamente reputata all'aviazione, ci sono situazioni proprio così, diversi aeroporti, diversi elioporti anche, quindi per elicotteri. La zona è questa, anche se è piena di verde, certo, ma si è riuscito ad accomunare le due cose. Perché tecnologia comunque può essere anche rispetto per l'ambiente. Beh, torniamo a noi. Fatto sta, aeroporto chiuso. Cosa può far pensare, cosa può far immaginare? C'è qualche nuvoletta, dicono oggi pomeriggio piove, ma adesso abbiamo un bellissimo tempo. Cosa fa pensare tutto ciò? Ma dei droni ci sono da decenni, mica da adesso, da decenni ci sono dei piccoli spazi, quindi dei campi, dove le persone oggi fanno volare il drone, un tempo già facevano volare dei piccoli aerei o piccoli elicotteri. Sono dei piccoli campi di volo per aeromodellismo. Aeromodellismo, la prima nuvoletta di oggi pomeriggio che dovrebbe iniziare a piovere, ma fa delle belle giornate anche di sole. E quindi aeromodellismo da decenni. Allora com'è possibile far chiudere l'aeroporto proprio adesso, dicasi per droni, quando i droni, e prima li chiamavano mini elicotteri, li chiamavano tutto l'aeromodellismo. Oggi si chiamano droni, no? Però decenni che fanno in questi campi questi voli. Dove? Proprio su questa piana. Me ne ricordo una a Besnate. Besnate sta a quattro passi dall'aeroporto, dopo Gallarate, verso nord-ovest di Gallarate, sempre qua in provincia di Varese. Cosa fa pensare allora? Allora fa pensare, a un certo punto, se per decenni non ci sono mai stati pensieri su questi campi di aeromodellismo, allora che non sia aeromodellismo, che non siano droni. Fa
fa pensare a dischi volanti, assolutamente. Chiudere un aeroporto 20 minuti per dei giocattoli, sembra strano. Allora, torniamo quindi al pensiero ai dischi volanti. Una mattinata tranquilla, eh? Quindi, che succede? Allora, il pensiero ai dischi volanti, nella nuvoletta proprio davanti, ma fa niente. Allora, benissimo. Quindi UFO che attendono il segnale a Malpensa. Ci sta un dire così, un parlare così. In che senso? Nel senso proprio fisico. Si deve dare un segnale. Noi potremmo dire, ma stiamo bene per noi stessi. Allora l'umanità potrebbe dire, io sto qua, mi sono messo a debita distanza, senza rumore, speriamo in tutto. Potremmo dire, ma noi bastiamo a noi stessi. L'umanità basta a noi stessi, cioè noi stessi, gli umani, bastano a se stessi. Non abbiamo bisogno di una qualche creatura extraterrestre che venga tra noi. Questa può essere una logica di pensiero. Però invece perché stare tutti insieme tra creature nell'universo invece che isolati? E per questo attendere il segnale, via libera a venire i nostri fratelli a trovarci, a stare con noi. Allora l'accoglienza ma anche senso. Non un'accoglienza a volerli, a non stare più da soli, a volerli. Per volerli ci vuole proprio un esame a dire abbiamo bisogno, sì, perché tra tutti i fratelli abbiamo l'accortezza di vivere la vita, in che senso? Sì, vivere la vita, saper apprezzare il bello della vita, ma il bello, cos'è il bello della vita? Il bello della vita, il godere della vita, accontentandosi delle gioie della vita. Le gioie della vita sono anche i diritti della vita. Quindi, quando vediamo le cose veramente come stanno nel mondo, sappiamo apprezzare chi viene da fuori dal mondo. Ecco, molto, molto semplice. Quindi la fraternità che è universale, perché ci concede questa possibilità di unione con chi non abbiamo sempre questa unione, ma viene sviluppata proprio per non più appunto amor proprio, ma amore per il prossimo. È un concetto così, quindi il non stare soli, il voler stare insieme, deriva dal fatto che si inizia a comprendere ciò che siamo, ciò che l'umanità è, quindi le mancanze dell'umanità. A questo punto si inizia a comprendere che quanto è bello e giusto creare e sviluppare una società che non è più quella sola dell'umanità, ma una società a livello
non più globale, che ci stava invece una società a livello universale. Ecco, allora comprendendo chi siamo e le nostre maschere, le nostre fobie, le nostre paure, riusciamo alternativamente, ecco, a ritrovare l'amore per creature che non sono anche di questo mondo. Le creature extraterrestri, avremo questo piacere di stare insieme per ciò che ci manca, sviluppare, ma sì, ci stiamo sviluppando in tecnologia, ma ciò che manca, noi vogliamo avere qualcosa di universale, ma non per voler chissà che. Adesso vedete l'elicottero si sta alzando in volo, perché è bello concepire qualcosa che ci manca, perché oggi ci sono maschere, ci sono questo genere di cose. Si alza l'elicottero in volo. E lì deve essere questo rumore, deve essere arrivato l'elicottero dei rifornimenti, perché qua i rifornimenti li portano anche in elicottero, ma è nell'area militare, mi sa. Ecco, comprendere meglio chi siamo, ciò che manca all'umanità. Cosa stanno facendo? Sopra. Qui vicino all'area militare del Campo dei Fiori, dove c'è poi il bar, il ristorante, incredibile, eh? Se non andavamo noi a Malpensa, sono venuti loro da noi.
È un film proprio stamattina. Siamo sotto l'area militare del Campo dei Fiori. Sono atterrati adesso. Vediamo se riesco a mettere la videocamera qua. No, metto qua. Ma si alzano di nuovo in volo. Che giornata, cari amici. Metto qua. Cari amici, che giornata. Come si dice, potevamo andare a Malpensa, no, a fare il video. Non siamo andati ed eccolo ancora. Non siamo andati, sono venuti loro da noi. E non si sa come mai continuano ad aggirarsi. Si vede che ci stanno cercando, cari amici. Si vede che puntano su di noi, perché sono scesi. Sono saliti nuovamente, non si sa come sia possibile. Questo è un video che io non avevo calcolato. Sono tornati alla base. Questo video, siamo sotto la base militare del Campo dei Fiori. L'idea mia era fare un video col panorama che dava sui laghi e dava fino a Malpensa. E poi abbiamo avuto questa situazione incredibile dell'area militare sopra il Monte Campo dei Fiori Varese, 9 aprile 2019, da gennaio 2020. Ancora, ce n'è. Cosa strana che continua a salire e scendere. Eccolo! Si alza in volo per l'ennesima volta e continua a volare e continua a perlustrare la zona. Questa è la zona, questi sono invece i paesi sulle altre valli, vedete, cari amici? Questi paesi sulle valli verso nord, che bello, eh? Ed eccolo, ancora in volo, ma che video oggi! Pensavamo di fare un video così a Malpensa. Siamo dietro casa ed è venuto pure meglio. E questi continueranno, eh? Che ne dite? Un'ora di sorvolo. Caspita, ma io becco sempre le giornate giuste. Ma non è che l'avevo organizzata questa cosa. Cioè, ho organizzato e ho detto appunto, faccio il filmato al Campo dei Fiori.
e via andare. Adesso è incredibile che è partito, è sceso, è partito molteplici volte qui dalla base militare Campo dei Fiori. Vedete, qua c'è il ristoro c'è un bar ristoro. Noi eravamo di là a filmare più avanti verso, ecco, vi indico questa zona qua, eravamo a filmare di là e siamo in questa zona. Incredibile, cari amici, cosa succede nella vita. Questo è il panorama verso nord, invece quello era prima, era il panorama verso sud. E cari amici, che dire, al 9 di aprile 2019, adesso l'elicottero sembra ormai partito dalla base militare al Monte Campo dei Fiori, Varese. Noi parlavamo di Malpensa e, sorpresa, parte a terra questo elicottero tante volte, tanto che noi sentivamo già l'elicottero quando eravamo dall'altra parte della montagna. Siamo sempre sui 1000 metri d'altitudine. Dall'altra parte della montagna sentivamo, io, Gennaro Gelmini, avrete sentito nell'audio, ed è l'audio assolutamente vero, poi l'elicottero vola veramente, e a un certo punto scopriamo, vediamo cosa sta succedendo. Un elicottero a terra e si alza in volo dalla base militare, ma io direi minimo 4 volte, forse 6, 8 volte, forse 8 volte, forse 10, non so. Perché? Perché all'inizio sentivamo solo il rumore, quindi non abbiamo subito calcolato quante volte fosse. Incredibile. Vi dico una chicca di tutto ciò. Gennaro Gelmini, al 9 aprile 2019, un martedì. Vi dico una chicca di tutto ciò. Nella confusione, voi immaginate filmare, è come filmare dischi volanti, no? Ecco perché a volte i filmati non vengono perfetti. Perché la confusione, mentre uno si organizza per i filmati normali, vedo l'inquadratura, la cosa, bene. No, qua era o filmi o perdi tutto, o perdi che non puoi filmare. Allora, sarà che abbiamo acceso un cielo della Madonna del Sacro Monte stamattina
e ci ha gioito con tutto ciò. Sarà questo. Concedetemi di dire ciò. Però una chicca ufologica, proprio di chi studia, di scivolante tutto, ve la do adesso. Cosa succede mentre tutto il trambusto? Subito. Ecco qua, se si vedrà, la mia borsa. Non si va a staccare la corda della borsa, si va a staccare la corda della borsa. Quindi, notare, allora uno deve filmare, questa non si stacca mai perché si stacca solo quando si scuce. Può capitare che si stacca una volta ogni 5 anni, no? Si scuce così. Una volta ogni 5 anni, quando capita, quando sto filmando le cose più importanti, se l'avevo a tracolla, pop, e si stacca. Queste sono le cose. Allora, quando dicono, ho visto il disco volante, per dire, adesso era un elicottero, ok. Ho visto il disco volante, non sono riuscito in quel momento a filmarlo bene. L'eccitazione del momento, l'enfasi del momento, allora uno prende la borsa di corsa, va, ma in quel momento si stacca, per dirne una. E questo con la borsa. Io spero, allora, alcune inquadrature saranno venute perfette. Adesso vedo un po', ok? Perché voglio sistemare. Al 9 aprile 2019, martedì, da Gennaro Gelmini al Monte Campo dei Fiori. E mettete un like e iscrivetevi se potete, se volete. E da lì si alzava in volo l'elicottero e poi sorvolava quella zona e poi l'abbiamo visto girare qui al Campo dei Fiori. E cari amici, ci hanno detto, ci hanno riferito che era un'esercitazione militare con l'elicottero anche per elio soccorso qui al Campo dei Fiori, alla base militare. Gennaro Gelmini al 9 aprile 2019. Ciao cari amici! Thank you.